Si è conclusa nella corte del Palazzo di Città a Locri la 2 giorni della 55esima edizione dello storico concorso nazionale di poesia, il Giugno Locrese. Manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione della città di Locri, come confermano le parole del sindaco Giuseppe Fontana, che non lasciano dubbi, è la punta di diamante del nostro programma estivo. Dunque una manifestazione dove la cultura è al centro dell'intrattenimento e dove la cultura è il volano del cambiamento per la nostra terra. Nella serata conclusiva si è messo in scena uno spettacolo di altissimo livello, le parole note di Giancarlo Giannini, un singolare incontro di lettura e musica, piacevole conversazione tra amici, così si presenta lo spettacolo, come se tutti loro e tutti noi fossimo seduti al tavolino di un bar. Una conversazione informale, jazz, improvvisata, senza alcun copione. Il pubblico diventa parte dello spettacolo. Il ritmo della musica, suonata dal quartetto musicale del sassofonista Marco Zurzolo, diventa anch'esso uno strumento musicale, parte integrante dell'improvvisazione. Il linguaggio verbale si unisce a quello non verbale, facendo la differenza nella recitazione, come solo un grande artista del calibro di Giannini riesce a fare, dando vera vita alle poche parole scritte su un foglio di carta bianco. L'amore, la donna, la passione e la vita sono i temi ispiratori di tutto, filo conduttore delle parole scritte e delle note suonate. Giannini comanda lo spettacolo, recita, si siede, poi si alza e cammina lungo il palco senza un copione, va così a braccio.